Amici e amiche di Ricette per Cucinare, sono il vostro chef e oggi sono qui per prepararvi una ricetta che è una mia personale rivisitazione. Voglio farvi vedere come si fa la mozzarella in carrozza con il radicchio di Treviso e le acciughe. Abbiamo bisogno di radicchio di Treviso cotto in padella, una mozzarella, delle acciughe sott'olio e del pancarè. Poi ci serve per fare la pastella del latte, del lievito, delle uova, della birra e della farina. Prepariamo la pastella unendo le uova, il latte un po' di birra e il lievito. Mescoliamo il tutto per bene. Ora saliamo un po' la pastella. E aggiungiamo farina. Continuiamo ad aggiungere farina finché non si addensa per bene. Dal pancarè ritagliamo dei paninetti di queste dimensioni qui. E li riempiamo con un po' di mozzarella, un paio di acciughe e un pezzo di radicchio di Treviso. Poi lo chiudiamo. Bagniamo il nostro paninetto con un po' di latte in modo da ammorbidire il pane. Poi lo immergiamo nella pastella e lo friggiamo. Immergiamo quindi il nostro paninetto nella pastella per bene. E lo friggiamo in olio bollente. Ecco pronta la mozzarella in carrozza. Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima.